tribunale ad Atene è composto da cittadini comuni, non esiste una facoltà di legge e men che meno il mestiere di giudice. Cittadino scelto a sorte fa il giudice. Bene, male, succede questo. Cioè, qualche volta si manda a morte una persona come Socrate, che magari un po' di fastidio lo dava, ma indubbiamente è una condanna iniqua. Quindi ci sono vantaggi e svantaggi. Allora la domanda è: ci sono gli estremi, c'erano gli estremi per cui questo generale doveva essere processato? E noi abbiamo il racconto suo, il racconto che lui stesso fa, e quindi alcuni moderni dicono: ma ci prende in giro, si giustifica, presenta le cose in modo tale da dimostrare la sua non solo innocenza, perché poi di condanna lui non parla mai, ma la sua bravura, la sua capacità. Però ci sono degli elementi che ci aiutano a capire. Per esempio, se fosse stato davvero condannato per un'azione che non lo riguardava direttamente, sarebbe in grado di conoscere la storia interna della sua città anno per anno, per tanto tempo, ininterrottamente? Sembra difficile. Infatti, nella lettura che i moderni danno, questo elemento rimane nell'ombra. Allora, uno potrebbe dire che è un problema relativamente importante, un problema marginale. Forse no, forse no. In sé per sé, perché è un problema, per così dire, di qualità narrativa, di che cosa ci racconta questa fonte. Ma per noi ancora di più, potremmo dire, perché per ovvie ragioni non abbiamo una pluralità di racconti, no? Noi potremmo dire: se della storia della Seconda Guerra Mondiale avessimo soltanto un'opera importantissima che ha avuto anche il premio Nobel, Churchill, saremmo costretti a dipendere solo da lui, cioè unica fonte, straordinariamente efficace, un protagonista, eccetera. Invece noi siamo in grado di confrontare questo racconto con tantissimi altri e soprattutto con i documenti, che sono infiniti. Nel caso particolare invece di questa vicenda remota nel tempo abbiamo soltanto lui. Però abbiamo anche racconti molto più tardivi, successivi, e abbiamo qualche documento. Uno dei documenti più interessanti è incorporato dentro l'opera stessa, trascritto per intero. Molti studiosi hanno detto: beh, ma è strano che ci siano questi documenti, li avrebbe certamente eliminati se fosse riuscito a terminare l'opera, eccetera. Problema insolubile, almeno con le nostre forze. Per fortuna che i documenti ci sono e dimostrano in modo inoppugnabile che quest'uomo è sul posto, è lui che riceve direttamente dai messaggeri ateniesi un documento che sancisce una tregua di un intero anno successivo alla vicenda in questione, tregua che lui deve far rispettare. E noi sappiamo benissimo che nella storia militare il casus belli è sempre controverso, no? È sempre colpa dell'avversario se la guerra è scoppiata, ma far rispettare una tregua è ancora più difficile. Noi siamo bombardati di notizie spesso false, da strumenti che dovrebbero essere veridici, no? I notiziari. Se uno si ponesse la domanda di quanto sono pagati i giornalisti, capirebbe che non è necessario ritenere che è sempre vero quello che ci raccontano. Però fingiamo di non occuparci di questo. Siamo bombardati di notizie sulla infinita cattiveria dei russi in Ucraina. È chiaro che sono notizie tendenziose,
se fossero vere sarebbero già in guerra da chissà quanto tempo, cosa che non è. Qual è il problema? Che si è concordata una tregua, ma la tregua è continuamente insidiata da incidenti marginali che vengono esaltati o ridimensionati per ragioni politiche, di scelte che stanno prima della stipula della tregua. Quindi il buon Tucidide ha questo compito, che è un compito non da poco, e lo assolve con grande intelligenza e inserisce nel racconto anche notizie per noi preziose su chi ha violato la tregua in un certo momento. Quindi direi che se non ci lasciamo opprimere da una tradizione biografica tardiva, le idee sono abbastanza chiare. Effettivamente quest'uomo ha fatto il suo dovere in un momento militarmente difficilissimo e gli è stato dato atto di aver lavorato bene. Molti anni fa, moltissimi anni fa, fu acquistato dalla più importante biblioteca europea che possieda papiri, cioè documenti antichi, pezzi di libri antichi d'epoca, il testo della Costituzione di Atene di Aristotele.